Torazzo, canale YouTube di CelluloideMagazine.it, sono sempre Luca Figini, sono ancora qui a Berlino, sempre nella location dell'evento dove Microsoft Device, Nokia, ha presentato i nuovi Lumia. Io ho già fatto, abbiamo già acquistato il video dell'830, questo è il Lumia 730-735. Nella fattispecie sono riuscito ad avere un Lumia 730, è identico come design al 735, sono stati definiti da Micro Device di fatto selfie phone, cioè sono due telefoni a basso costo, 199 euro 730 questo dual sim e 209 euro il 735, che l'unica differenza rispetto a questo è che è LTE, ovvero 730 e dual sim, come notate dalle icone delle due sim mancanti, ovviamente il vano delle sim è all'interno, quindi si asporta la scocca colorata e si trova la batteria, le due sim e il vano per la memory card. Il 735 è identico, quindi stesse declinazioni di colori, arancione, verde, bianco, nero, tutti i colori che Nokia ci ha insegnato ad apprezzare, e semplicemente ha in più la connettività LTE, questo è HSPA. LTE arriva fino a 100 megabit in download, 50 in upload, l'HSPA arriva fino a 21 megabit in download e 5,76 in upload. Questo, il 730-735, è sempre basato su Lumia Denim, quindi l'ultima declinazione di Windows Phone 8.1, con gli aggiornamenti di Nokia che permettono di avere un'attività migliore del sistema operativo, ma anche della parte fotografica. Una foto per disposizione per la connettività, per esempio c'è Cortana che supporta un numero maggiore di linguaggi e ci sono, come ribadivo, funzioni selfie ancora più esplicitate grazie anche all'applicazione Selfie App, scaricabile da Windows Store, che dispone di filtri ottimizzati, di funzioni per migliorare la resa fotografica, eccetera, e quant'altro. Scusate i movimenti, ma abbiamo detto alle persone che premono sullo spazio di esposizione per i video e mi hanno un po' spintonato, ma insomma il telefono è inquadrato a questo punto correttamente. Allora, ripartiamo, Lumia 730-735, vediamo le caratteristiche tecniche. Processore Snapdragon, quindi Qualcomm 400, quad core 1,2 GHz, esattamente con 8, più o meno con 830. Assistito da 1 GB di RAM e da 8 GB di memory storage. Tutti i telefoni Lumia poi supportano una quindicina di GB su OneDrive, quindi sullo storage, sul cloud storage di Microsoft. Display da 4,7 pollici con OLED con risoluzione HD, ovvero 720x1280 pixel. Si noti che ha questo effetto leggermente curvo che conferisce una maggiore utilizzabilità in ergonomia, in mano, in miniatura. Tra l'altro faccio notare che il 730-735 ricordano molto da vicino le linee del 800, il primo Lumia 800, hanno il colore, sono colorate, hanno una scocca colorata, non sono una scocca in body, quindi gli alloggiamenti sono tutti sotto la scocca colorata in plastica e non sono come erano nell'800 nella parte superiore, però di fatto la linea ricorda quella ed è secondo me una delle linee più originali che abbiamo visto finora. Quindi si mantiene in questo caso la fedeltà di linea, quindi il family feeling della prima generazione di Lumia. Altre caratteristiche, la fotocamera anteriore per i selfie, che è la parte fondamentale su cui Microsoft Device ha improntato gran parte della presentazione, è da 5 megapixel. Quindi quella posteriore è da 6,7 megapixel, sempre non con tecnologia QD, ma sempre con ottica Zeiss, che è alla base della tecnologia QD. La batteria rimovibile è da 2220 mAh. Il peso di 183 grammi e le dimensioni di 134,7 per 68,5 per lo spessore di 8,7 mm. Altre cose, vabbè, al wifi, al bluetooth come negli altri Lumia, e ha questa ulteriore declinazione di Windows Phone 8.1 che è la Lumia Demi, come dicevo. Dal punto di vista fisico è un dispositivo piuttosto semplice, sulla parte destra c'è il tasto per il bilanciere per il volume, il tasto di accensione
versione non c'è il tasto fotocamera, sul retro l'occhio della fotocamera più view, l'illuminatore, quindi il flash, nella parte inferiore la porta USB per ricaricare il telefono, nella parte superiore il jack da 3,5 mm per collegare la batteria. Direi che per questo primo contatto con il Lumia 730/735 è tutto, vi ci vediamo presso il canale YouTube di 19 Magazine.it, a presto.